si riparte. Con questo tutorial vogliamo farvi vedere come eseguire la prenotazione per i campi. La prenotazione per i campi può avvenire solamente il giorno in cui si desidera utilizzare il campo. Per fare la prenotazione dobbiamo prima loggarci, quindi andiamo su riservato, login, apriremo la pagina di login inserendo il nome utente e password, clicchiamo su accedi, entriamo nella zona riservata, a questo punto andando sul tasto riservato ci compare il tasto prenotazione campi e il tasto linee guida Covid-19, dove sono riportate tutte le linee guida e le norme comportamentali che andremo poi a validare. Quindi partiamo dalla prenotazione campi. Come vedete, nella prenotazione campi c'è la prenotazione solo del giorno in cui si desidera utilizzarlo, quindi oggi è il 9 giugno, possiamo prenotare solo per il 9 giugno. Scegliamo uno dei campi che ci interessa, clicchiamo sul campo, ci si aprirà la pagina di registrazione, dove dice già il numero dei posti massimi e quanti posti disponibili ci sono ancora. Al raggiungimento del numero di posti, quindi 16 posti, automaticamente scompare il tasto registrati. A questo punto andiamo a registrarci e ci comparirà questa form di registrazione che è obbligatoria per il discorso dell'autocertificazione. Qui dovremo inserire il numero di telefono per chi ha l'abbinamento automatico, compariranno già la residenza, il CAP, bisogna modificare la città e la provincia. Per chi prenota per un figlio minore, all'interno delle note, come dice qui, deve inserire nome e cognome del figlio minore. A questo punto accettiamo che il sito web possa condividere le informazioni con l'organizzatore, quindi con l'Arco Club Medicina. Andiamo a leggere le linee guida, scorrendo su questa finestra leggeremo tutte le linee guida fino ad arrivare alla pagina 4, dove c'è l'accettazione e il modulo di autocertificazione, che è obbligatorio giornaliero. Quindi cliccando dopo su accetto termini e condizioni si accetta tutto integralmente le linee guida e si invia l'autocertificazione al presidente. L'autocertificazione viene firmata elettronicamente attraverso l'autenticazione con l'accesso telematico al sito web. A questo punto metto il flag anche su accetto termini e condizioni e clicco sul tasto registrati. Automaticamente la pagina mi dice che la tua registrazione all'evento ora è confermata. Ricordiamoci che al momento dell'arrivo dobbiamo comunque mandare un WhatsApp sulla chat prenotazione campi, dove diciamo arrivo e il campo di arrivo, e al termine dell'allenamento un altro WhatsApp dove diciamo partenza e il campo di allenamento.
Con questo è tutto e buone frecce a tutti quanti. Vi ricordiamo che questo tutorial lo potete vedere su YouTube cliccando su questa freccia nella pagina iniziale Guarda il tutorial, oppure cliccando sulla News Arco Club Si Riparte, dove abbiamo il testo di riapertura. Qui guarda il tutorial dei campi sulla prenotazione, in più linee guida, norme comportamentali. Le stesse linee guida le possiamo vedere sempre accedendo all'area riservata nella sezione linee guida COVID-19. Con questo è tutto, Si Riparte e buone frecce a tutti. Ricordatevi sempre, non andate ai campi se avete sintomi o se siete in autoisolamento, e rispettate le linee guida impartite e evidenziate in tutti i cartelli esposti ai campi. Buone frecce a tutti!